Questa è Giulia. Giulia ha 4 anni e mezzo e, come tutti i bambini di quell'età, passa il suo tempo a osservare le cose intorno a lei e a chiedersi: come è fatto questo? Come funziona? E soprattutto, perché funziona così? L'altro giorno Giulia mi ha sporto un bicchiere d'acqua e mi ha chiesto: papà, da che cosa è fatto questo bicchiere d'acqua? Io di mestiere faccio il fisico delle particelle e quindi non ho esitato un momento a rispondere: beh, quel bicchiere d'acqua è fatto da 3 milioni di miliardi di molecole d'acqua, con un conticino facile facile che tutti gli studenti delle scuole superiori sono in grado di fare. Naturalmente la risposta non l'ha soddisfatta per niente. Che cos'è una molecola d'acqua, mi ha chiesto, al che le ho fatto questo disegno. Le ho detto: una molecola d'acqua è un composto chimico fatto da un atomo di ossigeno e 2 atomi di idrogeno. Che cos'è un atomo, mi ha chiesto a quel punto. Un atomo è la più piccola parte di un elemento chimico fatto da un nucleo attorno al quale ronzano delle particelle che chiamiamo elettroni. E lei ancora: che cos'è un nucleo? Che cosa sono gli elettroni? E ho capito che non me la sarei cavata facilmente. Ho notato per terra, sul pavimento del salotto, come in tutte le case dove ci sono bambini di quell'età, un mucchio di Lego sparpagliato. E così ho cominciato a spiegarle: guarda, tutto quello che ci circonda, e quando dico tutto penso veramente a me, te, la mamma, il bicchiere d'acqua, i fiori, le stelle, è fatto da un numero molto limitato di piccoli mattoncini che chiamiamo particelle. Ho cominciato a raccogliere i pezzetti di Lego e ad allinearli sul tavolo. Ne è venuto fuori uno schema di questo genere. Tutta la materia che ci circonda è fatta da 12 particelle, di 2 tipi che chiamiamo leptoni e quark, ma divisi in 3 famiglie di 4 che vedete lì allineate in colonna sotto i pezzettoni gialli. E queste particelle si parlano fra di loro tramite lo scambio di altre particelle, sono come dei messaggeri o dei guardiani dello zoo, se volete. Quella che tutti conoscono è il fotone, il mattoncino rosso, il granello di luce, il messaggero dell'interazione elettromagnetica. Ma poi ce ne sono altre, per esempio i gluoni, il mattoncino trasparente, che incollano insieme i quark dentro i nuclei degli atomi. E 2 meno noti agli altri, i mattoncini verdi, il bosone W e il bosone Z. Sono le particelle per cui Carlo Rubbia ha vinto il Nobel del 1984, che trasportano l'interazione debole. Allora, vedete, potete mettervi a giocare con queste particelle, un po' come con il Lego, e per esempio potete mettere insieme 2 quark up e 1 quark down, i fisici danno sempre dei nomi un po' bizzarri alle particelle, ma diciamo 2 mattoncini azzurri e 1 azzurro più chiaro, incollarli con dei gluoni e fare un protone, oppure 2 quark down e 1 quark up, e fare un neutrone. E adesso con un protone e un neutrone potete fare in varie quantità tutti i nuclei atomici possibili. Per esempio, nel modo più semplice, potete prendere un protone e metterci un elettrone a ronzare intorno, tenuto al lazzo dal fotone del campo elettromagnetico. Ed ecco che avete fatto un atomo di idrogeno, uno di quelli che stava nella molecola d'acqua che abbiamo visto prima. E i bosoni W e Z sono un po' i maghi della compagnia, sono quelli che si permettono di trasformare una particella nell'altra, per esempio un quark down in quark up o viceversa. Un neutrone in un protone, dunque emettendo allo stesso tempo elettroni e neutrini, in una reazione che vi sembrerà esotica e forse inutile, ma grazie alla quale il nostro sole brilla. Giulia ci mette sempre un sacco di tempo a rimettere a posto tutti i suoi giochi, il Lego rimane spesso sprappagliato sul tappeto del salotto. Ha quindi guardato questo schema così preciso, così ordinato, e mi ha chiesto: quanto tempo ci avete messo a fare tutto quest'ordine? E in effetti ci è voluto un po', se pensate che il primo mattoncino scoperto, l'elettrone, è stato scoperto nel 1897 dal signor Thomson in Inghilterra, e per trovare l'ultimo pezzettino ci sono voluti più di 100 anni. Il neutrino del tau è stato scoperto nel 2000 dalla collaborazione Donat, che vuol dire ciambella, non perché ne mangiassero tante, ma perché l'esperimento ci assomigliava un po', più di 100 anni dopo, per completare il quadro. A questo punto Giulia mi ha guardato con aria un po' perplessa e mi ha detto: ma se avete messo tutto in ordine, se comprendete così bene come si mettono insieme i pezzettini che compongono tutto quello che ci circonda, ma tu, papà, che cosa fai di lavoro allora? E in effetti è una domanda ragionevole, perché uno potrebbe essere pensato a portare che questo splendido schema, che normalmente noi chiamiamo il modello standard tra di noi, spieghi veramente tutto, e lo fa per molti versi. Ma gronda anche di domande, di perché non risposte. Allora, noi normalmente non lo disegniamo sulle lavagne sotto forma di mattoncini, normalmente lo disegniamo sotto forma di equazioni. Vi ho preso la più semplice possibile perché è sabato mattina per tutti. Questa equazione descrive più o meno quello che vi ho raccontato adesso e funziona veramente benissimo. Ma ha un sacco di difetti. Per dirne una,
descrive le particelle come se le particelle non avessero massa. Ma noi sappiamo che le particelle hanno una massa, è una cosa che misuriamo, e dunque, dov'è il problema? Beh, questo è un caso tipico che vi spiega come i fisici tentano di risolvere i problemi. Perché le particelle hanno massa? Perché il bosone W o il bosone Z pesano 80 o 90 volte più di un protone quando le nostre equazioni li trattano come se non avessero massa per niente? Qualcuno di noi si è messo alla lavagna, per esempio questo signore si chiama Peter Higgs e nel 1964 pensò che poteva aggiungere un pezzo all'equazione che vi ho mostrato, quel pezzo disegnato in arancione, che non vi chiedo di comprendere nel dettaglio, ma che rispettava la capacità di predire come funziona il mondo delle prime equazioni, spiegando allo stesso tempo perché le particelle hanno massa. Che cosa ha fatto Peter Higgs? Ha immaginato che le particelle in effetti non avessero massa, ma che nel mondo esistesse una sorta di substrato, che chiamiamo il campo di Higgs, al quale le particelle senza massa si appiccicano in modo più o meno forte. E quelle che ci si appiccicano più forte sembra abbiano una massa più grande, mentre alcune, come il fotone, il mattoncino rosso, non si appiccicano per nulla e ci appaiono come senza massa. La cosa geniale di una teoria di questo genere non è soltanto che spiega un fenomeno della natura, ma che ne predice di nuovi e che dunque, andando a scoprire se questi fenomeni nuovi predetti sono veri, possiamo capire se la teoria è reale, se la natura veramente ha scelto questo meccanismo per dare massa alle particelle in questo caso. Nel caso della teoria del signor X, la cosa interessante è che questo substrato a cui le particelle si appiccicano ogni tanto si raggruma su se stesso, dando vita a una nuova particella, che tutti conoscono come il bosone di X, ma se preferite noi potremmo chiamare il mattoncino blu con le rotelle gialle stamattina, perché siamo tra amici. Come si fa ad andare a cercare una nuova particella per vedere se esiste? Beh, nel caso del bosone di Higgs è stato necessario mettere in piedi il più grande esperimento scientifico della storia dell'uomo. Dove lavoro io? Al CERN di Ginevra, al Laboratorio Europeo per la Fisica delle Particelle. Ci sono 20 stati europei più altri 60 stati del mondo che si sono messi insieme per fornire circa 10.000 tra fisici e ingegneri per costruire il più grande acceleratore di particelle del mondo, il più potente, LHC, il grande collisionatore di adroni. Di cosa si tratta? LHC è un tunnel di 27 km scavato a circa 100 metri sottoterra, all'interno del quale prendiamo dei protoni, vi ricordate, quelli fatti con i mattoncini azzurri e blu, e li facciamo circolare all'interno a una velocità pari al 99,99999% della velocità della luce. Pensate che a questa velocità i protoni fanno 11.000 giri completi dell'anello in un secondo. Immaginate qual è la complicazione di tenerli in strada perché non escano nelle curve. E quando hanno raggiunto questa velocità così grande, li facciamo scontrare gli uni contro gli altri, perché tutta l'energia che hanno messo insieme possa liberarsi per costruire nuove particelle, perché si ricreino le condizioni iniziali dell'universo in cui è più probabile vedere l'apparire queste particelle nuove. E come facciamo a vedere? Beh, nei punti in cui i protoni si scontrano abbiamo costruito giganteschi rivelatori. Quando dico giganteschi, questo è Atlas, il rivelatore a cui lavoro io. Questo signore è lungo 40 metri e alto 20 metri. Se guardate bene, vedete che ci sono delle piccole figurine. Non stiamo lì di solito, è a 100 metri sottoterra, ma serve a darvi un'idea di quanto è grosso questo oggetto. In sostanza, questa è un'enorme macchina fotografica capace di scattare 40 milioni di fotografie al secondo di quello che succede durante le collisioni e delle tracce che lasciano le particelle che sono state prodotte. E dunque, i miei colleghi ed io, siamo circa 3.000 che lavoriamo a questo esperimento, scremiamo le particelle e le fotografie delle particelle prese, 40 milioni di fotografie al secondo, per vedere se ci sono le tracce dell'apparizione di particelle nuove. Allora sì, può succedere, come è stato detto prima e come avete detto sui giornali, che a un certo punto nei nostri rivelatori appaiano le tracce dell'apparizione di un bosone di Higgs o di un carrettino blu con le rotelle gialle. E che sì, il 4 luglio scorso abbiamo potuto annunciare al mondo che questa particella esiste, o perlomeno una particella che gli assomiglia molto e che sembra proprio che un meccanismo simile a quello che nel 1964, 48 anni fa, il signor Higgs aveva inventato sulla sua lavagna, sia quello che la natura ha scelto per dare massa alle particelle. Ma adesso immagino che sarebbe bello dirvi che questa scoperta l'abbiamo fatta solo noi, ma in realtà è una scoperta a cui avete partecipato tutti, perché il CERN, i suoi laboratori, l'acceleratore e i rivelatori sono stati finanziati da ognuno di voi. Ognuno di voi ha messo l'equivalente di circa un caffè, del costo di un caffè all'anno nel corso degli ultimi 10 anni, o se preferite, del costo di 10 caffè.
E non so a voi, ma a me questo sembra un investimento molto interessante per il ritorno che c'è stato. Ma a questo punto mi immagino che voi seduti qui vi stiate facendo la stessa domanda che si faceva Giulia all'inizio. Bene, abbiamo aggiunto un altro mattoncino al nostro mucco, abbiamo capito. E dunque adesso che cosa facciamo? Che cosa continuerò a fare io di lavoro in questo momento? Abbiamo risolto tutto? Abbiamo capito tutto come funziona? Magari fosse così. Vedete, in realtà ci sono ancora un sacco di domande da rispondere. Vi faccio qualche esempio. Per esempio, perché c'è più materia che antimateria? Le nostre equazioni ci dicono che per ognuna delle particelle esiste una particella uguale in tutto tranne che nella carica elettrica, come un gemello allo specchio, e che quando una particella incontra la sua antiparticella, queste fanno puff e spariscono lasciando un granello di luce al loro posto, in un processo che chiamiamo annichilazione. Le nostre equazioni ci dicono che c'è una simmetria perfetta fra materia e antimateria, ma se è così, perché noi siamo fatti di materia? Perché tutto quello che vediamo è fatto di materia e l'antimateria dobbiamo andarla a cercare col lumicino all'interno dei nostri esperimenti? E se la materia e l'antimateria spariscono lasciando soltanto granelli di luce, perché l'universo non è fatto solo di granelli di luce? Non ne abbiamo idea. E perché particelle simili che nelle nostre equazioni giocano lo stesso ruolo hanno masse così diverse? Perché il muone pesa 200 volte più dell'elettrone? Perché il tau pesa 16 volte più del muone e più di 3000 volte dell'elettrone? Non ne abbiamo idea. Già ci siamo, perché ci sono tre famiglie di particelle, quando in realtà per costruire tutto quello che ci circonda ci bastano i mattoncini della prima, i mattoncini azzurri e blu, gli elettroni e neutrini che vi ho mostrato. Cosa servono le altre due famiglie? E già ci siamo, perché ce ne sono tre e non due, o quattro, o cinque? Non ne abbiamo idea. E dove sono le particelle di materia oscura, quelle i cui effetti vediamo molto chiaramente quando guardiamo il moto delle galassie, ma di cui nessuno ha visto le tracce all'interno dei nostri esperimenti? Non ne abbiamo idea. E allora continuiamo a chiederci, come bambini di 4 anni e mezzo, com'è fatto quello che ci circonda, noi stessi? Perché è fatto così? Alcuni di noi lo fanno di fronte a una lavagna, come il signor Higgs, cercando di estendere ancora le nostre teorie o di inventarne di completamente nuove. Altri, come i miei colleghi e me, a scavare nell'intimità più profonda e minuscola della natura, con la speranza di trovare tracce che confermino la bontà delle nostre nuove teorie o che ci diano degli indizi per formularne di alternative. Con questa ambizione profonda di poter spiegare, guardando nell'infinitamente piccolo, come funziona tutto e l'infinitamente grande. Sì, perché vedete, questa è veramente l'ambizione che noi abbiamo, della storia che vogliamo raccontare. E la storia dello stesso mucchio di particelle di cui vi ho parlato fino adesso, che circa 14 miliardi di anni fa stava confinato in uno spazio non più grande di quello che oggi è occupato da un singolo atomo, di quelli di cui ci sono 3 milioni di miliardi di miliardi dentro un bicchiere d'acqua. E poi a un certo punto, per ragioni di nuovo che non comprendiamo molto bene, questo spazio ha cominciato a espandersi, prima più velocemente, poi più lentamente. Il campo di Higgs è intervenuto, ha dato massa alle particelle, ha differenziato il modo con cui l'interazione debole e l'interazione elettromagnetica si comportano. La gravità, un'altra di quelle cose che non comprendiamo molto bene, ha cominciato a comportarsi anch'essa in modo diverso. La materia si è annichilita con l'antimateria, ma ce n'era un po' di più per ragioni che non comprendiamo ed è rimasta in giro un po' di materia. E i quark si sono messi insieme, hanno formato i primi protoni, gli elettroni hanno cominciato a ronzare, intorno si sono formati i primi atomi di idrogeno e di elio in 400 milioni di anni. Le prime stelle hanno cominciato a brillare. E nel cuore delle stelle, come in gigantesche fornaci cosmiche, gli elementi più pesanti si sono formati, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, tutto quello che serve a fare l'acqua e gli elementi che formano la vita che conosciamo sul nostro pianeta. Pensate che se l'intensità dell'interazione debole, quella mediata dai mattoncini verdi, fosse stata anche un briciolo diversa da quella che misuriamo, l'ossigeno o il carbonio nel cuore delle stelle non sarebbero stati stabili. Non ci sarebbe stata l'acqua, non ci sarebbe stata la vita. E noi oggi non saremmo qui a raccontare questa storia e immaginarne il futuro. E perché è così? Non ne abbiamo idea. Alla fine dell'Ottocento, quando l'unica delle particelle che vi ho mostrato nota era l'elettrone, il mattoncino giallo, alcuni fisici si
spingevano a dire che la scienza era finita e da quel momento in poi la fisica si sarebbe solo occupata di misurare in modo più preciso cose che già conoscevamo. I 100 anni che sono venuti dopo hanno portato numerose rivoluzioni nel nostro modo di vedere il mondo e li hanno smentiti clamorosamente. E posso garantirvi che oggi nessuno di noi oserebbe dire una cosa di questo genere. Per tante cose che abbiamo scoperto e che conosciamo di più rispetto ai nostri colleghi di più di un secolo fa, ce ne sono altrettante che non conosciamo. E se volete, la consapevolezza di questa ignoranza è quello che ci spinge a continuare a cercare. Allora è chiaro che la consapevolezza di questa ignoranza può anche fare paura, perché siamo abituati a pensare alla scienza come a una disciplina che ha le risposte, alla quale ci si può rivolgere, e invece la vediamo spesso come una disciplina che ha certe risposte, ma ha spesso più domande che risposte. Non crediate che i fisici siano immuni a questa paura. Albert Einstein, uno dei più famosi fisici più conosciuti del secolo scorso, diceva: chiunque di fronte ai misteri dell'universo rimane scioccato, come paralizzato dall'immensità di quello che ci circonda e dalla difficoltà di comprenderne il senso. Ma diceva anche che di fronte a questo shock l'importante è non smettere mai di farsi domande. Come bambini di 4 anni e mezzo continuiamo a esercitare la nostra curiosità. Grazie.